L'Italia dei Valori riconferma la propria appartenenza al gruppo dell'LLDR, Liberali, Democratici, Riformatori Europei, a cui già partecipa, di cui già è membro effettivo, e riconferma quindi la propria appartenenza anche al Parlamento Europeo, al gruppo dei Liberali, Democratici, Riformatori Europei. È una scelta di campo e strategica importante, perché ovviamente ogni condivisione e percorso con l'alleato Partito Democratico dovrà anche essere definita alla luce della determinazione del Partito Democratico di quale strada scegliere a livello europeo. L'Italia dei Valori riconferma, secondo luogo, la propria determinazione a far parte di un'alleanza programmatica, ma anche culturale, strategica, operativa, con il Partito Democratico. E invitiamo il Partito Democratico d'ora in poi a riconoscere l'esistenza di questa alleanza. L'Italia dei Valori sarà presente al Parlamento italiano con i suoi deputati e con i suoi senatori nel rispetto degli impegni presi, che erano e sono impegni per un gruppo unitario non come contenitore ma come contenuto. Noi non riteniamo sufficiente dire che dobbiamo appartenere a uno stesso gruppo unitario, ma noi riteniamo necessario capire cosa deve fare e cosa vuole fare questo gruppo unitario, con chi lo vuole fare, con quale classe dirigente vuole portarlo avanti, perché 43 parlamentari eletti in questa alleanza che noi riconfermiamo non possono essere semplicemente annessi, e chiediamo che sui contenuti ci siano date risposte chiare su alcuni temi che sono stati i punti di riferimento dell'azione politica dell'Italia dei Valori. Prima questione: cosa intende fare il Partito Democratico in materia di giustizia e di sicurezza, e chi deve rappresentare queste istanze nei confronti dell'interlocutore centrodestra? Se è vero che vuol fare un governo ombra, e se è vero che noi l'abbiamo preso sui giornali, è necessario che una coalizione, cose così importanti non si apprendono più sui giornali, ma si apprendono e si condividono insieme. È necessario soprattutto sapere chi si dovrà occupare di cosa in questa coalizione e soprattutto in questo governo ombra. Io vorrei capire, cioè, se le problematiche inerenti l'informazione che riguarda questo gruppo unico siano portate avanti e rappresentate come portavoce, per esempio, da Follini o da Giulietti. Perché nella scelta di queste persone si individua qual è il modello che si intende portare avanti. Io vorrei capire se in questo governo ombra il ministro della giustizia debba essere l'uno o l'altro, perché abbiamo sentito che durante la campagna elettorale da parte di alcuni che l'Italia Valori non avrebbe titolo per occuparsi di giustizia. Allora, come vedete, noi vogliamo un gruppo unito e unitario, vogliamo parteciparvi, ma chiediamo che su questi temi ci sia chiarezza. Noi vogliamo sapere qual è il percorso che intende attuare questo gruppo unitario
e unito di cui noi vogliamo far parte, in materia di conflitto di interessi e come intende risolverlo. In una realtà in cui ci sono regioni in cui l'Italia Valori prende più voti del Partito Democratico, parlare di annessione mi sembra un po' fuori luogo e fuori tempo. Parlare invece di gruppo unitario verso un partito unitario, questo sì che è una sfida che noi vogliamo costruire insieme. Quindi vogliamo un collegamento strategico forte, basato sui contenuti e decisioni comuni e condivise, in ordine alle squadre che dovranno costituire e il governo ombra, e i gruppi, e i ruoli nelle commissioni e le competenze. In quest'ottica, noi dell'Italia dei Valori ribadiamo la nostra determinazione a muoverci in Parlamento. Il gruppo unico è il frutto di una convergenza sui contenuti, alla luce di prese di posizione che differiscono dalla volontà di riconoscere un ruolo all'Italia dei Valori, con cui è stata fatta un'alleanza. In questa impostazione noi manterremo, e la politica che vogliamo portare avanti in Parlamento è esattamente quella che abbiamo sottoscritto insieme al Partito Democratico. Quel programma che lì sta scritto, con le specificazioni di priorità che ho indicato prima e con la richiesta formale che ho fatto adesso, saranno e dovranno essere oggetto di un incontro che noi chiediamo formalmente prima della costituzione del Parlamento e dell'insediamento dei parlamentari con il gruppo dirigente del Partito Democratico, innanzitutto e soprattutto con il segretario politico Walter Veltroni, affinché possa condividere con noi questa impostazione. D'altronde, vedo che l'ha già fatto con Casini, forse se lo fa pure con l'alleato è una cosa buona. Queste sono le ragioni per cui noi chiediamo un incontro con il Partito Democratico e con Veltroni. Non ho detto solo con Veltroni, ma con Veltroni e con il Partito Democratico, perché ci rendiamo conto che ci sono due anime lì. C'è un'anima che ci vuole e c'è un'anima che non ci vuole. Perché non si spiega diversamente questa ragione. Noi vogliamo andare a un matrimonio d'affetto, non a un matrimonio di interesse. C'è un'anima ad oggi che riscontriamo che ci vuole, con cui abbiamo fatto un accordo preciso e deciso, che è l'anima che si riconosce in Veltroni. E con quelli noi vogliamo costruire, nel rispetto del programma, un gruppo unitario e iniziare il percorso verso un partito unitario. C'è un'altra anima che non ci vuole, tant'è vero che sulle battaglie politiche che vogliamo portare avanti noi, già hanno detto che noi non abbiamo titolo nemmeno per parlare, neanche ci chiedono nulla, anzi. Cominciano anche loro a inorridire il fatto che noi ci possiamo occupare di giustizia in alto. Allora, in un'ottica di questo genere, noi vogliamo sapere loro che vogliono fare per decidere se possiamo fare un gruppo unitario. Se abbiamo indicato quali sono i temi su cui noi vogliamo avere delle risposte, in assenza delle quali noi per intanto facciamo il nostro gruppo dell'Italia dei Valori e iniziamo un percorso di incamminamento per vedere un chiarimento, per risolvere quanto prima quei problemi che possono rimanere insoluti. È quello di condividere dei percorsi, dei progetti, il gruppo unico come il partito unico futuro, una prospettiva assolutamente importante, fondamentale, la vogliono milioni di italiani. Credo che il problema non sia quanti posti distribuirsi tra Italia dei Valori e PD. Per esempio, sarà presentata una proposta comune sul conflitto di interessi? Sarà presentata una proposta per mettere fuori i partiti dal consiglio di amministrazione della RAI? L'autonomia dei giudici? Ecco, credo che la cosa più importante sia discutere di questi temi, concordare 10 proposte di legge in comune, firmarle assieme e subito dopo si farà il gruppo unico. Questo di essere una forza politica la più indipendente ma anche la più appassionatamente unitaria, spingere, chiedere riunioni, chiedere confronti, far capire che si parla di politica, delle cose per cui ci hanno votato, la legalità, la libertà, la giustizia, far capire che l'accordo tra Veltroni e Di Pietro può essere utile per l'Italia, io aggiungo, e magari allargarlo anche a altri soggetti sociali e politici che ci sono in Italia e hanno bisogno di rappresentanza, far capire che non c'è una discussione su quanti posti dividersi in Parlamento, ma su quale prospettiva politica dare a milioni di italiani. Io non voglio niente, io sto benissimo così, sono felicissimo, sono stato candidato come indipendente da Di Pietro per rappresentare il mondo della comunicazione. Non mi interessa avere né il posto di ministro né il posto di sottosegretario, avrei un'altra ambizione, far sì che in Italia l'articolo 21 della Costituzione non sia ancora oltraggiato.